chi lo vorrebbe avvolto da un'aura di grandiosità, chi fa i conti e paragoni col passato, chi si lascia sedurre dalla confezione senza troppo soffermarsi sull'anima, che è invece l'unica che conta per Papa Francesco, che annunciandolo 2 settimane fa ha detto: «Ho deciso di indire un giubileo che abbia al suo centro la misericordia di Dio». È questo il punto di partenza per la pagina che la Chiesa si prepara a scrivere dal prossimo 8 dicembre. Il prossimo anno santo renderà visibile in modo plastico la pietra angolare e la parola d'ordine del pontificato di Francesco: misericordia. Misericordia che anche al cuore di chi non crede chiede un atto di giustizia, specie per i tanti fantasmi che popolano il mondo. Misericordia che spinge chi ha fede a ricercare il perdono di Dio, mettendosi o rimettendosi in ginocchio davanti a un sacerdote. Il Papa è un maestro in questo, sottolinea Monsignor Joseph Barth, rettore del Santuario Romano della Divina Misericordia. Papa Francesco, quando ha annunciato proprio l'anno santo della misericordia, parlava di questa educazione alla misericordia. E proprio questa educazione alla misericordia avviene soprattutto nel sacramento della riconciliazione, ma questa educazione alla misericordia avviene nell'ambito della stessa Chiesa, che è madre di misericordia, che prende per mano i suoi figli e li proprio fa conoscere questo cuore stracolmo di misericordia di Dio. Non solo a parole dette e ripetute, Papa Francesco ha usato e usa anche la fantasia per spingere la gente tra le braccia della misericordia di Dio. Nessuno ha dimenticato e dimenticherà l'Angelus in cui, tra le sue mani, apparve la piccola scatola bianca presentata alla finestra come un medicinale fondamentale per la cura del cuore, la misericordina. In questo contesto è davvero gesto non solo meraviglioso, ma molto stimolante quello della consegna da parte di Papa Francesco della misericordina, perché ho visto che proprio questa misericordina è giunta tra le mani soprattutto dei giovani, che nella preghiera hanno scoperto che non è difficile fare un cammino di conversione, anzi è possibile veramente essere ogni giorno molto generosi nel perdonare. La scelta di Papa Francesco si inserisce in un solco già scavato a fondo in passato. Giovanni Paolo II ha sempre avuto a cuore l'aspetto della misericordia, al punto da canonizzare nel 2000 l'apostola della misericordia, Santa Faustina Kowalska, fissando alla prima domenica dopo Pasqua il culto universale del suo messaggio, al quale ha voluto dare casa proprio a 2 passi da San Pietro, a Santo Spirito in Sassia, nel santuario retto da Monsignor Barth. Noi sappiamo che Giovanni Paolo II ha fatto di questa misericordia l'immagine, ecco, la chiave, apriva proprio le porte, i cuori umani attraverso questo messaggio della Divina Misericordia. E Giovanni Paolo II, prima di morire, quando ha consacrato il mondo, all'umanità, la Divina Misericordia, in questo atto di consacrazione ha chiesto perché tutta l'umanità, tutti gli abitanti della terra sperimentino questa misericordia. E dopo Giovanni Paolo II, sia Papa oggi emerito Benedetto XVI e ora Papa Francesco, ecco, si trovano su questa linea, cioè di, e lo fanno in grande fretta, cioè portare questa misericordia a tutti gli abitanti della terra.